Mia madre. Occhi grandi, sguardo intenso, caviglia sottile, una modella sembra apparire, ben curata, mai scapigliata, sempre la stessa acconciatura ondulata. Ad una certa età continua ad accontentare l'uomo che ha scelto di amare. Pronta di buon mattino, come un soldatino, esegue gli ordini di Gino. Tagliuzza gli spaghettini, frulla la carne, prepara il bavaglino sul tavolino. Anche nel latte del mattino vuole accontentare il suo bambino. Dice Gino deve bollire, bollire, e sul fornello il latte va a finire. Cuoca eccellente, le tagliatelle sottili vuol fare, e allora giù per ore a maneggiare. La domenica pomeriggio è l'ora della briscola con gli amici. Sorseggiando il tè, povera mamma, ahimè, mette sul tavolo l'asso anziché il re. Mio padre, compagno di squadra, si infuria come un cavallo, ma poco dopo tutto è tranquillo. Madre cara, ti aspetta un lungo cammino, la vita insieme è impegnativa. Ci sono gioie, incomprensioni, differenti opinioni, ma il motto è amarsi nella diversità per costruire l'unità.